Maurizio Mirarchi, era fondamentale partire bene, quest'oggi la Waterpolo Messina non ha deluso? No, non ha deluso, e è stata la partita che volevamo, che avevamo impostato, che avevamo preparato, con molta aggressività all'inizio, tenendole lontano, sfruttando il contropiede, mettendo intensità in tutto quello che facevamo, e devo dire che le ragazze hanno risposto bene. C'è da limare un po' qualcosa su qualche errore individuale, ma lì bisogna lavorarci, adesso ci lavoreremo subito come arriviamo in albergo. Solito grande lavoro di Garibotti, 5 gol per lei, ma tutta la squadra ha lavorato bene. Direi una citazione particolare questa sera per Ursula Gitto, che ha fatto 4 gol ma ha giocato molto bene. Ma Ursula Gitto è stata veramente brava, è stata brava Arianna Garibotti, sono state brave tutte, perché queste situazioni, questi gol si fanno perché costruisce la squadra. Se la squadra costruisce, poi si finalizza. Se non c'è costruzione, non manca il singolo, manca il finale. Quindi tutte brave, tutte veramente a livelli alti, e domani sarà una bella partita. Con un grande pubblico, domani ce ne sarà ancora di più per regalare a Messina quello che può essere un sogno e anche forse il coronamento, non dico di un ciclo, però certamente il coronamento di un lavoro biennale da parte del tecnico. Beh, io l'ho detto quando sono arrivato qui, ho detto che bisognava lavorare in un certo modo, lavorare per arrivare a certi livelli, non è facile arrivarci, non è facile rimanerci, quindi abbiamo lavorato proprio sulla crescita di questo gruppo, abbiamo lavorato in un anno difficile, perché non vi scordate che sono stato un anno terribile, dove le nazionali andavano, venivano, quindi, però siamo stati brave a tamponare queste situazioni. E io sono convinto che poi le ragazze ci tengano da morire, ci tengono a questo evento che è stato fatto qui a Messina, che spero che domani arrivi veramente tanta gente, perché non penso che succederà spesso che una città possa assistere a una finale scudetto qui a Messina. Quindi io spero che domani veramente la gente risponda in pieno.